Buonasera a tutti. Buonasera a tutti amici di Piero da Saronno, bentornati sulle nostre web frequenze. Riprendiamo dopo una partita fatta in trasferta in quel di Villa Santa con pallacanestro dell'Adda che si schiera con una divisa rossa contro il Basket Rovello, reduce da una sconfitta solo di 3 punti. Pallacanestro dell'Adda che ha pari merito con la nostra società. Entra per la pallacanestro dell'Adda il numero 13, Tengattini, che è un grande realizzatore. Il numero 6, lo vedete, quello più, che occupa più volume di tutti, che si chiama Weber. Il numero 8, palla subito conquistata dalla pallacanestro dell'Adda con il numero 8, che è Legramanti, altro buon tiratore. Il numero 12, che è Meneghel, che va subito a subire fallo da parte di Davide Terragno. Meneghel, ottimo realizzatore, ha una media di 14,6 punti a partita. E poi con il numero 7 Capaccioli. Basket Rovello che schiera nuovo acquisto Corno, Boss, Davide Terragno, Nicola Sporro che cura il gigante e Barbisan. Giocano in arresto e tiro che non vanno. Davide Terragno subito vola in contropiede, lo segue Boss, fuori per Barbisan, ancora per Davide. Davide in uno contro uno, non va l'uno contro uno di Davide, rimbalzo di Weber che ne prenderà tanti questa sera. Il playmaker Meneghel scarica fuori per un fluido arresto e tiro del playmaker, della guardia tiratrice, e ancora riprendono da capo il gioco con Meneghel, sempre Meneghel, scivola Davide Terragno e sono 2 punti, i primi 2 punti di Meneghel. Lo chiamo Transi. Boss ancora Boss per Barbisan fuori per Davide Terragno. Corno gioca a 2 molto bene, poi sotto per Nicola Sporro, deviata la palla dal numero 8 Legramanti, rimessa dal fondo con 9 secondi da giocare. Andrà alla rimessa Davide Terragno, prende 3 blocchi e poi Boss va in uno contro uno. Bosa appoggia molto bene al ferro e realizza i nostri primi 2 punti. Ancora Meneghel, esce fuori a ricevere Capaccioli, doppio post con il numero 13 che riceve e poi la regala alle Gramatti che ce ne mette 2. Giochiamo Papero adesso. Nicolas per Davide, sotto per Barbisan, finta al tiro, fuori per Boss. Boss che cerca in un fantastico tiro da 3 punti dal fronte, solo retina e sono 5-4 per i basket di Rovello. Davide sempre contro Meneghel, doppio blocco sopra, ancora Davide che rimane sul blocco del gigante. 1 contro 1, passo e tiro molto bene del numero 13 Tengattini, che ha anch'esso un 14,4 di media partita, e sono 6-5 per i nostri ospiti per la pallacanestro dell'Adda. Ancora Boss fuori per Corno, Franco bollato da Nicolas che va ad alzare la parabola per evitare la stoppata, prende il ferro lungo, finta il tiro e poi la scarica fuori alle Gramanti per Tengattini. Ancora Negramanti che riceve per Meneghel, ancora Meneghel che cerca di ubriacare Davide e poi fallo, secondo fallo di Davide Terragno. Cambio, entra Lollo al posto di Davide. Cambio per le nostre file, Davide Terragno ha già fatto 2 falli e quindi viene cambiata subito. Rimessa dal fondo per i nostri ospiti. Meneghel usa bene il perno. Weber, Meneghel ancora. Non va. Allora Lollo. Lollo che la dà a Corno.
in arresto e tiro corno, velocissimo, e subito tre punti di corno che la scorsa settimana ce ne ha regalati ben 21. Allora ancora Lollo contro Meneghel, fuori per Weber, ancora gioco a due con Weber e Nicolas. Nicolas prende il rimbalzo, la tocca e poi la prende Boss. Boss per corno che va subito in uno contro uno, fallo su corno che andava a cercare di penetrare, fallo del numero 7 Capaccioli, rimessa da lato e 19 secondi ancora da giocare quando sono già passati ormai 3 minuti e mezzo di questo primo quarto. Rimette Boss per Lollo, vediamo se ci regala una bombettina Lollo, piedi pari, non va, riconquista il rimbalzo allora Tengattini. Meneghel ancora, grande mole di gioco di Meneghel, bloccone di Weber, pick and roll che non va, allora fuori per una comoda penetrazione di Legramati. Nicolas ancora un altro rimbalzone, Lollo nasconde la palla, scarica fuori per Barbizan che va in un'ottima mano destra in appoggio, e 10 a 6 per i nostri ragazzi. Sempre Meneghel, e preparano già un cambio anche gli avversari. Meneghel ancora, esce Barbizan a curarlo, Weber ancora, Legramati temporeggia un attimino, esce dal blocco Capiccioli, cambiano l'uomo, Capiccioli arresto e tiro, non va, poi prende rimbalzo e poi fallo di Barbizan che cerca di difendere al meglio sul gigante Weber, che è un bel 2 metri e 6 di personaggio, un bel quintalozzo di peso, forse di più. Cambio subito anche lì nelle file della pallacanestro di pallacanestro dell'Adda, entra il numero 15 Alberton, che ha carburato in questo ultimo, nell'ultima partita ha realizzato 18 punti. Ancora Alberton che gioca transi anche lui, fuori per Legramati, arresto e tiro che non va. Nicolas rimbalzone, già il terzo rimbalzo contro il gigante, fuori per Nicolas, corno che va in uno contro uno e poi rimessa dal fondo per i ragazzi della pallacanestro dell'Adda, quando sembrava un tocco da parte di Capiccioli. Allora Alberton che cerca di a sfuggire a Lollo, prende il blocco, fuori ancora per Weber, per Capiccioli, sotto per Weber che si fa spazio, saltella, fa infrazione di passi non fischiati. Nicolas difende come può, si prepara sulle nostre sedie Luca Bernia, Boss e poi passi di Bosa, esce Barbizan, Bosa sta spiegando all'arbitro il gioco che ha fatto, esce Barbizan, buoni sui primi due, e ora Luca Bernia che va a contrastare Tengattini, e sempre Nicolas contro Weber. Ancora il play Alberton prende un blocco, va in uno contro uno e poi palla contesa, palla per i nostri ragazzi, Nicolas riconquista il pallone ed è rimessa per noi, giusto visto il gioco dell'alternanza. Rimettiamo dal fondo con Lollo francobollato da Alberton, giochiamo lo schema alto, esce Luca, restituisce il pallone, Nicolas per Boss che metterà a posto i piedi e cercherà di andare in penetrazione, brava la penetrazione, bellissima la penetrazione di Andrea Boss, 12-8 basket Rovello. Quattro ancora da giocare, più 4 per i ragazzi di Rovello, porta palla ora Legramanti, che è il capitano di questa bella squadra. Alberton, blocco sopra, Weber che gioca fuori, prova la bomba da 3, improbabile la bomba da 3 di Weber, Boss per Nicola Sporro,
che scarica per Corno, un ottimo contropiede e siamo 14-8. Bravo Boss, ha fatto un'apertura fantastica. Boss ancora allora in difesa e poi Lucone Bernia va a rimbalzo, fallo del numero 6 che va a contrastare molto duramente Bernia. Minuto di sospensione per mister Zanchi, allenatore della pallacanestro dell'Adda, e per il suo vice allenatore Biondi, vuole sistemare la squadra. Abbiamo cominciato con un'ottima intensità con i ragazzi del basket di Rovello, che vi ricordo la scorsa settimana ha lasciato 2 punti sul campo di Villa Santa quando conduceva di 9-10 punti, poi si è fatta recuperare, poi in fondo proprio nell'ultimo frangente ha perso di 3 punti contro Villa Santa. Questa sera gli arbitri della partita sono i signori Parisi e Quadrelli della Federazione dei Varese. Ora, l'entate nella scorsa settimana ha preso una bella scoppola da parte di Cermenate, era una delle squadre più forti di questo girone, ma Cermenate gli ha fatto un bel parzialotto di 34 punti, infatti la partita di Cermenate contro l'entrata è finita 83-49. Ora rientrano i ragazzi, c'è solo Luca, Lollo, Nicolas per Corno, gioca pick and roll con Nicolas, alza molto bene la parabola, sputato fuori, poi Lucone Bernia conquista il rimbalzo, Luca Bernia, e subisce anche un fallo da parte di Tengattini. Buono il canestro, 16-8 per i ragazzi di Rovello e tiro libero supplementare per Luca Bernia. Sono entrati con il ritmo giusto i ragazzi. Libero supplementare per Luca ed è un altro punto sul suo tabellino. Porta allora la palla ancora Alberton contro Lollo. Abbiamo tenuto in panca Del Pero per questo inizio. Ancora Lollo contro Alberton, gira fuori molto bene e poi va in penetrazione e dribbla i nostri giocatori come fossero birilli il numero 8 Legramanti. Lollo per Nicolas, sotto per Bosche, gioca in centro, allora blocco per Corno che va in uno contro uno, arcobaleno di Corno che non va, ha avuto paura della stoppata. Boss che riesce a strappare il pallone a Capiccioli, Lollo, arresto e tiro di Lollo, non va, non riusciamo a riconquistare un rimbalzo in difesa, è molto presente Weber, scaricano fuori la palla per il playmaker Alberton che chiama lo schema 3, Corno contro Boss contro il numero 8 Legramanti, Boss ancora intercetta, cerca di rubare il pallone a Weber, non va, e poi sono infrazione di 24 secondi commessa dai ragazzi di Vimercate. Cambio nelle nostre file, esce Corno ed entra l'uomo mascherato Sugar Del Pero, esce anche il numero 7 per quanto riguarda i ragazzi della pallacanestro dell'Adda, Capiccioli, e rientra il numero 12 Meneghel, autore della prima partita, del primo quarto di gioco. Allora Nicolas che la gioca fuori per Lollo, Boss, Sugar fuori per il grande Luca, e poi riconquistiamo il rimbalzo, un extra possesso per noi insperato, Del Pero che dimentica la maniglia, allora Boss, bloccone di Nicolas per Boss che gioca a pick and roll insieme a Nicolas, non realizza, però poi ancora Lucone Bernia che dopo 2 rimbalzi segna il punto del 19-10 per i ragazzi del basket Rovello, prepara un cambio ancora quando manca 1-20 al termine con il numero 4 Chiari, mister Zanchi, ancora Meneghel, uno contro uno di Meneghel, fuori la palla che gira sul ferro, Boss poi corre,
si fa intercettare il pallone da dietro e poi, come dicevamo, esce Weber ed entra un più esile numero 4 Chiari. Ora ultimi 58 secondi, andiamo diretta. Allora, scarico fuori per Boss, che finta il tiro, arresto e tiro, usa la tabella, non va, Lollo riconquista miracolosamente, fuori per Luca. Boss ne ubriaca due, Lollo va in arresto e tiro, fallo non fischiato nemmeno a Lollo Lanzi, e poi Nicolas non riesce a stoppare il numero 15 Alberton, che va in penetrazione sul 19-12. Usciamo ancora con la testa un po' nel sacco e poi commettono infrazione di fallo il numero 15 Alberton, gli arbitri non vedono, e poi infrazione di passi fischiata un po' per restituirci il fallo non fischiato in fondo. Doppio cambio, esce Luca ed esce Nicolas ed entrano le due guardie, le due ali piccole, diciamo così. Entriamo, fuori Barbizan, arresto e tiro, non va, corno che non va, gli arbitri non si accorgono, gli arbitri clamorosamente che erano in sei in campo, non realizziamo il punto anche se giocavamo 6 contro 5. Ed ora andiamo a parlare, in questi due minuti che ci separano dal secondo quarto, di quello che sono le partite di questa giornata. Dove vede Olginate contro Villa Santa, Cusano contro Lierna, scontro Cermenate che gioca contro Cernusco, Milano contro Lesmo. Quindi sono partite un po' tutte di classifica tra la prima fascia e la seconda fascia. Sembra una partita, soltanto la nostra partita Allianz Bank Rovello contro Pallacanestro dell'Adda è di fascia bassa, diciamo, e le altre sono alternate, cioè Meda contro Basket Groane. Vediamo il mister della Pallacanestro dell'Adda se corre un po' ai ripari. La squadra sembrava leggermente ferma, ora ha inserito un lungo più leggero, inserisce Passerini con il numero 10, inserisce squadra piccola per metterla sulla velocità, il numero 4 Chiari, rimessa qui dal mezzo per il numero 15 Alberton. Noi rientriamo con Del Pero, con Boss, con Barbizan, con Bernia. Ora i due minuti sono scaduti e possiamo riprendere a giocare. Ripresa da metà campo, come dicevamo. Sarà Alberton a rimettere per Meneghel. Oh, scusate, sarà Meneghel a rimettere per Alberton. Alberton curato da Sugar Del Pero, mentre Meneghel sarà curato da Lollo Lanzi. Riprendiamo il secondo quarto. Riceve Alberton, che chiama subito lo schema. Sugar cercherà di rubare il pallone. Blocco, esce bene Fausto Bernia, poi palleggia sul piede del suo compagno di squadra e commette infrazione di campo. Blocco fatto in movimento, e il playmaker che doveva passare vicino all'uomo è passato sul piede dell'uomo, e quindi la rimessa è laterale per i nostri ragazzi. Lollo riceve subito da Gabriele Del Pero. Barbizan in arresto e tiro, facile, piede di terra, non va, poi Lucone Bernia prende un rimbalzone che non finisce più. Bosa, Andrea, fuori per Del Pero,
che fa un saltello, fa infrazione di passi che non vengono fischiati. Allora ancora Barbizan, abbiamo fuori corno che Barbizan, ottimo giro e tiro, peccato, prende il ferro lungo, non la mettiamo. Allora ritorna in attacco la pallacanestro dell'Adda con il numero 10 che commette passi e non vengono fischiati, e poi fallo di Luca Bernia sul numero 13 Tengattini, passi non fischiati, blocco per Alberton che riceve, ancora Alberton, scarica fuori e poi esce dal campo per sincronizzarsi il pallone in gioco. Esce ora Boss ed entra Moscatelli. Buono il primo quarto di Boss. Giochiamo con una squadra estremamente giovane. Si chiama Du. Mosca. Del Pero che fa infrazione di passi di partenza. Non mette il pallone per terra prima di partire. Passi di partenza. Giusti. E quindi riprendono loro. 19-12. Sempre per i ragazzi del basket Rovello. Siamo un po' seduti dopo il primo quarto bello sprintoso. Ancora Meneghel, poi Tengattini per il numero 4 Chiari, che va in 1 contro 1 molto bene e poi schiaffeggia il pallone Passerini, che non riesce a riconquistarlo, e allora Del Pero si ferma. Barbizan per Lollo, ancora Lollo. Bernia entra ma non viene passato. Ancora un altro fallo da parte del numero 15 e poi fallo da dietro del numero 5 del nostro Moscatelli. Fallo ancora fatto e non fischiato del numero 15 che schiaffeggia pesantemente Lollo Lanzi. Due tiri liberi per Alberton. Si arrampica al ferro ma non realizza il primo libero. Alberton, secondo libero, è più preciso. Prepariamo il cambio, uscirà Lollo ed entra Cristian Gorni. Vediamo se riusciamo a liberarlo per qualche bomba. Ancora Barbizan per Lollo, Lollo per Del Pero. Passi non fischiati ancora, fuori per Moscatelli che dall'angolo non va. E poi altro fallo in attacco di Luca Bernia che si fa largo e tira lungo e tirato il numero 4. Cambio, esce Lollo ed entra Cristian Gorni. Uscirà anche Bernia che ha due falli ed entra Jack Porro che cambierà l'uomo con Barbizan. Siamo in pressing, forza ragazzi, 19-13, abbiamo smesso di segnare. Cristian contro Meneghel, ancora Cristian contro Meneghel, esce poi Barbizan a raddoppiarlo, ancora Cristian contro Meneghel, Franco bollatissimo, Nicolas ancora contro numero 4, Barbizan contro Tengattini che realizza un ottimo giro e tiro, ha una media sempre sopra i 10 punti Tengattini, a 101 punti insegnati in queste prime 7 giornate. Allora Del Pero va in 1 contro 1, non è buono il canestro, non si capisce perché era sul secondo passo, ormai il fallo è stato commesso sul secondo passo, viene dato rimessa da lato, stava tirando e erano due punti già fatti ed un tiro libero supplementare. Rimessa invece dal fondo per i nostri ragazzi. Mentre Manuel Ciglio ha qualcosa da dire all'arbitro Parisi. La prossima sarà un fallo tecnico per le proteste. La prossima un tecnico per tutti. Lo sappiamo. Ora rimessa per Mosca. Esce Del Pero.
Del Piero prende il blocco di Nicolas, Barbizan, ancora per Nicolas, ancora per Moscatelli, uno contro uno di Moscatelli, scarica fuori per Cristian Gorni, che nel suo angolino preferito non realizza. Allora bomba da 3, da 75 metri da parte di Tengattini, che poi non va, e allora Moscatelli temporeggia, chiama lo schema numero 1, fuori per Cristian. Cristian riceve Sugar per Nicolas per Barbizan, che si porta fuori, mette a posto i piedi, il gioco viene e sono 3 punti, 22-15. Abbiamo finalmente segnato dopo 3 minuti e mezzo i nostri primi 2 punti di questo quarto. Fuori, fallo di Nicolas su Chiari, fondo, cambio nelle file della pallacanestro di dell'Adda, rientra Weber ed esce Tengattini. Quindi Nicolas curerà Weber e Barbizan curerà il numero 4 Chiari. Rimessa per i ragazzi di coach Zanchi, gira fuori il lunghissimo Weber, Chiari contro Barbizan, arresto e tiro di Chiari, bravo, si appoggia bene al suo avversario, lo usa come sponda, si gira e tira, e sono 22-17 più 5 Basket Rovello. Barbizan allora temporeggia, ancora Del Piero, fuori per nostro Cristian, che ci vuole regalare una bomba ma non ce la fa ancora una volta. Forza Cristian, va in contropiede, allora poi numero 12 Meneghel, quasi rubata da parte di Mosca, restituisce la palla Weber a Meneghel, passi non fischiati, e adesso poi sono stati fischiati la seconda volta che li ha commessi. Cambio ancora per la pallacanestro dell'Adda, esce Alberton ed rientra numero 7 Capaccioli. Abbiamo smesso di segnare, ora rimettiamo corno per vedere se la palla comincia a rientrare. Barbizan per Nicolas, esce fuori Del Piero a ricevere, sotto per Mosca che va in 1 contro 6, si incarta contro il muro del numero 6 di Weber, cambio, esce Barbizan ed entra Mister Corno, vediamo se ci regala qualche altra bombettina. Cambio anche di marcature, il numero 7 Capaccioli prenderà Corno, bloccone e ci passa sopra Cristian, blocco ancora sotto, e Nicolas che cerca di curare molto bene, direi, il nostro gigante, e poi fallo intenzionale molto cattivo, ed infatti è stato fischiato il fallo intenzionale antisportivo al numero 6 Weber, che ha cercato di terminare la corsa di Sugar Del Piero. Ora si è conquistato 2 tiri liberi e rimessa dal centro per l'antisportivo fatto dal numero 6. Cambio ancora allora nelle file del basket, nella pallacanestro dell'Adda, esce Passerini ed entra il numero 9. Allora sono 2 tiri liberi per Sugar e è buono il primo libero, 23-17. Secondo libero per Sugar, che va a recuperarsi il pallone, è buono il secondo libero, coperto da Moscatelli, dannazione a lui, e poi rimettiamo per l'extra possesso concessoci per l'antisportivo fischiato alla pallacanestro dell'Adda. Ecco il numero 9 Pradella, non è entrato, che cura Del Piero. Mosca
ancora Mosca per Nicolas. Arresto e tiro di Christian e finalmente anche lui ci mette la sua tripla. Poi Meneghel che butta una speranza verso il numero 7, Capaccioli, che si gira, scarica, Nicolas intercetta, commette fallo sul lungo Weber, buono il canestro di Weber, tiro libero supplementare 26-19, tiro libero supplementare per il lunghissimo Weber, cambio, esce il numero 4 per i ragazzi di Mister Zanchi, Chiari, e rientra il numero 13 che ha riposato un pochino, Tengattini, quando mancano ancora 4:33 e abbiamo già il bonus. È lungo il libero supplementare, allora Corno elegantemente porta il pallone, chiama Mosca, cerca il blocco, va sul fondo e cerca di fare il suo gioco da bomba, uno contro uno di Christian che scarica su Mosca, subisce il fallo di Tengattini. Ottimo, ottimo, veramente ottimo equilibrio e uso del corpo da parte di Mosca, Mosca, Moscatelli. Libero supplementare, corrono ai ripari e mettono una squadra un pochino più leggera i ragazzi di Zanchi. E mettono il numero 16, Castagna, al posto di Weber. Buono anche il terzo libero che si arrampica sul ferro, 29-19. Franco Bolliamo, il playmaker, che ha tanta qualità nelle sue mani, tanti punti nelle sue mani. Blocco, passiamo sopra tre blocchi. Bravo Christian. Ancora Franco Bollato da Del Piero. Si gira, tira, non va. Perdiamo il possesso del pallone. E poi fortunatamente carambola addosso al numero 7 Capaccioli. E rimettiamo quindi il pallone molto tranquillamente. Infrazione di piede da parte di del numero 9 Pradella, rimettiamo per Christian. Ora Corno gioca numero 4, Del Piero gioca pick and roll, va in uno contro uno, non fischiato il fallo, poi cerchiamo di recuperare il pallone con Corno, con Christian, poi loro buttano via il pallone, Del Piero non riesce a fermarsi, fallo per fermare anche il gioco e sono poi due tiri liberi per Pradella. Abbiamo già raggiunto il bonus, esce allora, esce Sugar Del Piero, buona la sua, rientra Lollo per questi ultimi 3 minuti e 41 secondi di secondo quarto, quando il basket Rovello conduce di 10 punti sulla pallacanestro dell'Adda. Due liberi per Pradella, il primo è perfetto, 20-29, secondo libero è ottimo anche il secondo libero, 21-29. Lollo contro Pradella, Corno, ancora Lollo, passa su due blocchi, si dimentica Mosca, uno contro uno di Corno che fa un cross per Nicolas che non riesce a intercettare il pallone. Usciamo sul numero 7 Capaccioli, lo fermiamo, giocano transi anche loro, ancora Capaccioli, blocco del numero 16, ancora blocco sotto il numero 13 e realizzazione del numero 7 di Capaccioli, molto facile, passato su tre blocchi. Mosca, Moscatelli per Christian, Christian viene buttato fuori letteralmente e poi facciamo infrazione di passi e cambiamo. Allora Christian Gorni e mettiamo Boss, mettiamo anche Luca Bernia al posto di Jack Porro, buona la sua, curerà il lungo numero 16 Castagna. Giochiamo blu invece, giochiamo blu, vediamo, li sfidiamo al tiro e poi Mosca che ruba molto bene il pallone, va in contropiede, sbagliamo clamorosamente il contropiede, giochiamo ancora blu, scarica fuori, mette a posto i piedi Capaccioli, non fa per fortuna la bomba da tre e poi riconquistiamo con Corno e con Luca Bernia
il pallone a rimbalzo, Lollo in uno contro uno, arcobalenissimo di Lollo che si butta e finalmente realizza il 31-23. Quando mancano 2:12 a questo secondo quarto, ancora Pradella per il gioco di Castagna, Tengattini precisissimo al tiro, Tengattini molto bravo, giochiamo lo schema alto, Pradella contro Lollo, sempre Pradella contro Lollo, Bernia, Lollo, ancora Lucone, Bernia che va in uno contro uno, si passa la palla in mezzo alle gambe come se fosse un playmaker, bloccone, pick and roll per Luca, stoppato fallosamente dal numero 13 Tengattini. Abbiamo due liberi supplementari da tirare, 1:38 al termine, cambio per i ragazzi di Zanchi, esce Pradella e rientra Alberton, mentre Corno con un colpo magistrale da calciatore restituisce il pallone all'arbitro. Due tiri liberi per Luca Bernia, ci fidiamo di lui, non andiamo a rimbalzo. Ottimo il libero di Luca, secondo tiro libero, si concentra, è cortissimo il secondo libero di Luca Bernia. E allora Alberton per questo ultimo minuto e 30 di gioco, 32-25 per il basket di Rovello. Allora Tengattini contro Lollo, giochiamo blu, Capacchioni sotto per Tengattini che si gira molto bene, scarica fuori per Meneghel, uno contro uno chiuso, si gira, tira e non va. Luca Bernia poi anticipa molto male Corno che stava già volando via in contropiede, subiamo due punti ignoranti veramente, 32-27, uno da giocare. Bernia, Lollo per Luca che va in uno contro uno a cercarsi il fallo, impennata del pallone di Luca che gli sfugge dalle mani, contropiede di Meneghel, va in uno contro uno, fallo inutile e ignorante anche questo qua di Lollo. Abbiamo perso 6 punti in malo modo, minuto di sospensione chiamato da Manuel, dopo che eravamo sopra di 9 ci hanno riavvicinato pericolosamente, sono portati sul 32-29, noi abbiamo segnato solamente 12 punti questo quarto, ci stiamo adeguando un po' troppo al loro gioco e ora negli ultimi 47 secondi dovremmo dare una scossa. Questi ultimi due possessi, ricordiamo che Luca Bottinelli, il nostro numero 9, è in panchina vestito in civile in quanto si è infortunato nella partita che abbiamo trasmesso la scorsa due settimane fa, una rottura del legamento del ginocchio, quindi crediamo sarà fuori per tutta questa stagione e quando poi si opererà e rientrerà nella prossima stagione, quanto sarà lunga la riabilitazione di un legamento, quindi lo salutiamo, sarà sempre il vice allenatore là in panchina seduto con tutti gli altri. Tiro libero supplementare intanto per il numero 12 Meneghel che lo metterà sicuramente a caldi mani Meneghel, libero supplementare, è buono il libero supplementare di Meneghel, giochiamo ancora, giochiamo un gioco per Corno che andrà a tirare da 3, io credo, esce ora sotto, gioca a 4, spalle a canestro, si gira, arresto e tiro, abbiamo 31 secondi ancora da giocare, quindi c'è un altro possesso per noi, giocano blu, giochiamo blu, Meneghel per Capaccioni per numero 8 Legramanti, ancora Meneghel fuori per il numero 13 che fa infrazione di passi, arresto e tiro che non va, regaliamo il rimbalzo ai ragazzi di Zanchi, scarico fuori per il numero 8 che non la mette e allora Corno istantaneamente cerca di buttare il pallone
verso l'attacco. Andiamo a riposo sul 34-30, amici di Piero da Saronno, a più tardi, io e Piero andiamo a farci un cafferino. Bene, eccoci qua, riprendiamo la telecronaca con la pallacanestro dell'Adda che tiene in panca Weber e rimette il numero 16 Castagna, il numero 13 Tengattini, esordio di Stegalli che va subito a rimettere da centrocampo e ritorno in campo di Davide Terragno che dopo i due falli del primo quarto abbiamo dimenticato in panca. Allora subito per Stegalli, Davide, esce corno dal blocco, Franco Bollato molto bene dal numero 7 e allora optiamo per una bomba di Barbisan che non va a canestro e allora i ragazzi della pallacanestro dell'Adda corrono subito con Meneghel che la dà a Alberton scarica fuori per Tengattini, curato da Nicolas, giocano poi i due centri, arresto e tiro che non va, fallo non fischiato da parte di Castagna su Barbisan, Davide che perde la maniglia del pallone, fuori per corno, arresto e tiro di corno, fuori, Barbisan però riconquista e il cesanese ci regala i primi due punti di questa partita, 36-30, siamo reattivi, giochiamo veloci, entriamo ancora corno contro Capaccioni che poi la scarica a Alberton chiuso molto bene, arresto e tiro disperato di Castagna e poi corriamo velocissimamente con Davidino, bomba di corno, arresto e tiro e ancora un ferro lungo, riconquistiamo ancora il rimbalzo con Porro, Barbisan, Davide chiama alto, ancora Davide che va in uno contro uno, non buono, peccato, appoggia male il tabellone e il ferro ce lo sputa fuori. 2 minuti già giocati, 36-30 per i nostri ragazzi. Davide contro Meneghel, Alberton gira fuori molto bene, Tengattini che perde la maniglia, si appoggia, si fa spazio e realizza in un tiro in caduta lì indietro, molto bravo Tengattini. Davide ancora che chiama il papero, Davide restituito da Nicolas, esce Stegalli che vorrà mettere a posto i piedi per tirare, invece no, la dà ancora Davide per Barbisan e viene stoppato sul faccione da parte del numero 13 Tengattini e allora giochiamo la diretta per corno, andiamo a tirare per Stegalli che è già qua pronto. Davide sotto per Barbisan, uno contro uno di Barbisan, sprechiamo questi 5 secondi, non siamo riusciti a mettere insieme un'azione con i ragazzi di Mister Zanchi, giocano transit con Alberton, Stegalli cerca di rubare ma non ce la fa, allora Castagna che restituisce all'arresto e tiro di Meneghel che ce la mette in faccia, Davide ancora, 3-6-3-4 ci stanno recuperando, taglio e poi uscita di Stegalli per corno, uno contro uno di corno che accompagna molto bene sul ferro, subisce fallo dal numero 13 non fischiato, 3-8-3-4, 6-54, siamo entrati intensi, Alberton, blocco di Castagna, fuori per numero 13 che si sta facendo un po' impazzire, poi passo e tiro molto bene, va su di sinistro e ce ne mette altri due, 38-36 ad area aperta, è molto bravo Barbisan per Stegalli, esce Nicola Sporro e l'arpiona dentro per una grande penetrazione di Davidino Terraneo che segna i primi due della partita, 40-36, ancora Stegalli contro Alberton, giocano ancora transit,
Stegalli contro Alberton, sempre che accompagna il pallone un po' con le braccia. Capacchioni ancora per il numero 13, che poi scarica sotto per Castagna. Barbisan commette fallo sul numero 16 difendendo, e il mister di Cassano dice di partire più alto a Castagna perché è andato troppo sotto, si è schiacciato troppo. Ora rimessa dal fondo per Capacchioni, per Meneghel, Alberton, blocco di Castagna, 10 secondi da giocare, passi non fischiati, blocco in movimento, uno contro uno, e poi fallo di Davide Terraneo che lo cura con il corpo, e il numero 12 Meneghel si conquista altri due punti facili con due tiri liberi sul fallo di Davide Terraneo. 40-36, 4 minuti passati in questo terzo quarto. È corto il primo libero di Meneghel, che ha 14 punti di media partita, realizza il secondo punto, 40-37. Chiamiamo lo schema 1 con Davide, fuori per Stegalli che vorrebbe tirare, allora invece fa tirare Corno che esce da due blocchi, e finalmente un ottimo tiro di Corno, bravissimo, esce da due blocchi che gli portano Porro e Barbisan, esce ancora Barbisan su Castagna, difende sul corpo e poi rimessa per i nostri ragazzi. Quindi Davide ha schiaffeggiato il pallone addosso a Tengattini, cambio, esce Meneghel e rientra il numero 9 Pradella, che va a francobollare il Davidino. Chiama lo schema numero 1, nasconde il pallone Davide, va a Corno, mani sempre addosso, Davide, Stegalli che rischia di perdere il pallone, fuori per Barbisan che va in arresto e tiro, ci rubiamo il pallone dalle mani, Nicolas, facile in sottomano, peccato, non fischiato un fallo a Nicolas Porro, è stato spinto pesantemente fuori dal campo dal numero 16 Castagna, e poi andiamo a rimettere riconquistando un pallone, il campo è bagnato, va asciugato, abbiamo il nostro presidente Mario, titolare dello scopettone, che va a cercare di asciugare, eccolo qua Mario, presidente della polisportiva. Rimette Davide dal fondo, 5-0-2 da giocare, 4-3 Rovello, 3-7 pallacanestro dell'Adda, doppio taglio e poi fuori per Corno che va in arresto, scarico per Nicolas, Barbisan riconquista, rimbalzo, Nicolas stasera a mano un po' pesante, non riesce a realizzare, Barbisan consegnato e poi sprecato, il pallone consegnato da Barbisan verso Stefano, verso, e poi gira il pallone sempre per andare a servire Tengattini, curato da Barbisan che commette il terzo o il quarto fallo, e sarà il terzo fallo di Barbisan, quindi cambio, entra Lucone Bernia, esce Barbisan, tre falli per lui, vediamo se riesce a contenere il numero 13. E rimessa da lato per i ragazzi di Zanchi, rimette Pradella, cerca di servire Alberton, curato da Stegalli, esce due o tre blocchi, Pradella fa infrazione di passi di partenza non fischiati, poi Bernia lo tiene fuori dall'area, arresto e tiro incredibile e improbabile da parte di Castagna, che ha segnato il punto della sua gara. Ora Davidino, uno contro uno di Davidino, fallo su Davide Terraneo da parte del numero 13 Tengattini, che ne ha già fatti due o tre, ottimo Davide, due tiri liberi per lui, 43-39, ed è il terzo fallo, mi ricordavo bene, ed è il terzo fallo di Tengattini, che
l'uomo top scorer di questa squadra. Due tiri liberi per Davide Terraneo. Davide, è lungo il primo libero di Davide, forza, 4-3-3-9, 4 minuti ancora da giocare in questo terzo quarto, è buono il secondo libero di Davide, ancora Alberton contro Stegalli, blocco in mezzo di Tengattini, francobollato da Lucone Bernia, gioca sotto adesso, Capacchioni, Capaccioli, arresto e tiro di Capaccioli che butta un pallone nel cielo e realizza, porta la palla allora Stegalli, esce dal blocco Davide Terraneo, esce Corno, appiccicosissima la difesa in questo momento di della pallacanestro dell'Adda, si libera Corno e poi fallo del numero 7 Capaccioli, e due tiri liberi supplementari per il nostro Corno, rientra il numero 12 Meneghel al posto di Alberton, due tiri liberi per Ale Corno, è buono il primo, 4-5-4-1, stiamo facendo riposare Boss, stiamo facendo riposare Christian, buono anche il secondo, li metteremo nel quarto quarto, chiamano lo schema 3, da Stegalli commette un fallo alla ricerca del pallone, sono ancora 20 secondi da giocare per questa azione, riceve ancora Meneghel, esce dal blocco e poi consegna Castagna, passi, terzo tempo sul posto, e poi Stegalli insieme a Davide Terraneo volano verso il canestro, Nicola Sporro, Davidino Terraneo, arresto e tiro, scheggia il ferro, grande, ottimo lavoro di Luca Bernia che la scarica fuori per Nicola, sotto per Bernia, ancora riconquista Corno, scarica dietro le spalle per Luca Bernia che non riesce ad appoggiare, dannazione, ma riesce a conquistare comunque due tiri liberi, ottima la circolazione di questa azione, cambio ancora per il basket di pallacanestro dell'Adda, esce Capaccioli, rientra Legramanti, fatto poco nei primi due quarti, curerà ancora lui Ale Corno. Due liberi per Luca, si concentra, buono il primo libero di Luca, secondo di Luca, è lungo, va per riconquistare il rimbalzo, non lo fa, non ce la fa, lo riconquista Castagna che poi la ripassa al suo playmaker Meneghel, Stegalli poi va a fare un rubone e va a realizzare minuto di sospensione, va a realizzare facile facile il punto del 49-41 per il basket Rovello, quando mancano ancora 2 minuti e 30 secondi alla fine di questo terzo quarto. Abbiamo ora si alza dalla panca il nostro Sugar Del Piero che entrerà al posto di Davide Terraneo o di Stegalli, abbiamo ancora Boss in panchina che entrerà nel quarto quarto, tante forze fresche per il quarto quarto che sarà bello lungo, andiamo, poi giocheremo una partita in trasferta in quel di Lierna sabato sera prossimo e poi rientreremo in casa quando sarà la fine del mese di novembre e ci rivedremo
su queste nostre web frequenze. Rimette la palla allora la pallacanestro di Cassano Dadda, esce numero 8 controcorno, va in gancio sinistro e poi rimessa laterale, schiaffeggia la palla numero 9 Pradello sulla penetrazione di Legramonti. Lollo, scusate, Nicolas per Sciuga. Del Piero esce da due blocchi, corno, andrà ancora per Stegalli, Bernia sportella e poi viene abbracciato indecorosamente dal numero 16 Castagna, che non ce la fa proprio a tenerlo e quindi sarà rimessa dal fondo per i nostri ragazzi. Rimessa dal fondo, libero, arresto e tiro, scheggia il ferro, un ottimo tiro di corno, sempre 49-41, si ferma allora Meneghel e temporeggia, ancora Meneghel contro Castagna, contro, no, scarica fuori per passi di partenza per numero 9 Pradella, dopo che aveva ricevuto un pallone d'oro. Esce corno ed entra Boss, che ha riposato parecchio tempo, si sarà rinfrescato un pochino. Ora vediamo Boss che porta lui il pallone, ancora per Lucone Bernia, va in 2 contro 1, non realizza, Nicolas schiaffeggia il rimbalzo ma non lo conquista, lungo il pallone per un'altra infrazione di passi del numero 9 Pradella, che credo verrà chiamato, no, non viene chiamato fuori, sì, eccolo lì, viene chiamato fuori, entrerà Alberton ed entra il gigante Weber all'interno della pallacanestro dell'Adda. Porta palla allora Sugar, la dà a Boss per Stegalli, giochiamo con tre piccoli adesso, sopra per Bernia che gioca da 4, Nicolas va a rimbalzo, non la prende, peccato, spinge allora su Weber e poi sul numero 13, sui loro due grandi giocatori, Meneghel ancora, cerca la stoppata, rovinano per terra lui e Bernia. C'è da asciugare il campo, si sono aggrovigliati, il dottore si alza ma non è niente di che, è solo prendere respiro, cambio, esce Nicolas, ultimi 43 secondi di questa partita, di questo terzo quarto, esce Nicolas ed entra Barbizan. Giochiamo Papero, chiamiamo lo schema del Papero, riceve Barbizan, ancora Del Piero, esce Bossa a ricevere, schiaffeggiata la palla da dietro dal numero 8 il capitano Legramanti e regala due tiri liberi a Boss su 49-43. Il 29 di novembre, come dicevamo prima, saremo ancora su queste televisione, su questa tele per vedere. Intanto è buono il primo libero di Boss, per vedere l'Allianz Bank contro la squadra di Lesmo, sempre stata abbastanza ostica per noi. Secondo libero di Boss, addomestica il pallone, il ferro e poi lo realizziamo, 51-43, 30 da giocare in questo terzo quarto. Alberton contro Stegalli, bloccone, poi palla fuori per il gioco a due contro questo gigante che poi perde la maniglia del pallone, non la tiene in mano, Bernia lo cura molto pesantemente, poi cerchiamo in tutti i modi di perdere il pallone, non ce la facciamo, lo riconquistiamo con Boss, siamo con Boss che cerca un'altra volta di perdere il pallone, arresto e poi fuori il pallone, fintona di Boss e poi riceve molto bene
Luca Bernia, che si è smarcato dalla difesa asfissiante ma un pochino lenta di Weber e realizza il punto del più 10. Comodo andare a riposo con l'ultimo quarto da giocare sul più 10. Stiamo segnando più del nostro solito, questo è un ottimo segno, segno che i ragazzi stanno cominciando ad amalgamarsi. Quindi vediamo questo ultimo quarto, Manuel, che cosa ci regalerà, quali giocatori pescherà dalla sua panchina. Quindi vediamo l'allenatore e il vice allenatore Marcello Porro che viene a cercare qualcosa qui da noi, cerca del ghiaccio forse per qualcuno. C'è l'allenatore dei ragazzi della pallacanestro dell'Ada che sta cercando di disegnare qualcosa. Vedo che Tengattini e Meneghel sono piuttosto in difficoltà con la difesa di Nicolas e di Luca Bernia. Rientriamo con Barbisan, Stegalli, Bosa, Del Piero e Luca Bernia in posizione di centro. Un centro molto veloce. Possesso per la pallacanestro dell'Adda, rimetterà da metà campo Meneghel, playmaker di questa squadra. C'è Boschi, lo cura, gioca a Transi, Stegalli, Stegalli, Boss, Francobolla, blocco in movimento, scarica fuori, scarica ancora fuori per Meneghel, Boss che cura e poi uno stoppone sul numero 6 che va alto alto da parte di Del Piero. Sono due tiri liberi, secondo fallo di Sugar Del Piero, due tiri liberi per Weber, il primo è preciso dall'alto dei suoi 2,10 metri. Secondo libero è buono. Giochiamo ora con Del Piero, gioca alto, cercherà di rubare il pallone in modo forsennato il numero 15 Alberton. Restituiamo il pallone, blocco di Luca Bernia, bomba di Stegalli che da quel posto non la sbaglia mai. Stegalli era un po' che la cercava la bomba. Il gioco è andato a buon fine. Allora ancora Stegalli contro Alberton, blocco rosso, pick and roll, pick and pop da parte di Weber che esce a ricevere il pallone, realizza. Giochiamo ancora a Transi, riceve Barbisan per Stegalli, Stegalli per Luca, Luca per Boss che andrà in uno contro uno, fa la finta, scarica fuori per Stegalli, per Del Piero che va in arresto e tiro, è lungo, abbiamo tirato con poca coordinazione, 56-47, arresto e tiro invece molto facile da parte dei ragazzi della pallacanestro dell'Adda, di Cassano d'Adda. Weber si arrabbia moltissimo perché voleva lui la palla da rimettere e invece gli arbitri che erano ben vicini e quindi avranno ben visto di chi era effettivamente il pallone danno la palla ai ragazzi di Rovello. Ancora Del Piero che va in penetrazione, si fa rubare il pallone da un velocissimo Alberton che la scarica per un altrettanto veloce Meneghel e sono 56-49. Diamo una mossa, mettiamo Lollo, toglieremo Stegalli che è stanco, esce allora Boss da un ottimo blocco e poi si rigira, arcobalenizza, rimbalzo ed è un ottimo canestro il numero 9
Pradella reclama un fallo non fischiato di sfondamento. Alberton, Stegalli che cerca di fare fallo e lo fa sul numero 15. Alberton, cambio, esce Stegalli, buona la sua, ottima difesa sul numero 12 e sul numero 15. Ora entra Lollo curerà Alberton e Bos curerà Meneghel. Blocco, esce e riceve dalla rimessa Meneghel. Bosa fa un fallo che è il terzo di squadra, primo di Bosa, rimessa laterale, primo di Bosa e terzo di squadra. Basta, perché altrimenti vanno già in bonus questi, con ancora 7 minuti da giocare. Larghi per Alberton che si appoggia, grande rimbalzone da parte del nostro Barbizan. Lollo poi fa tre finte, la scarica sotto per Luca Bernia che va in sottomano, si protegge molto bene con il corpo e va a realizzare in sottomano e subito recupera poi su un Weber che sta giocando questo un ottimo terzo quarto. Ancora Chiari per il numero 8, la restituisce a Chiari e poi Barbizan che si storta la spalla in un contatto di gioco, l'ha spinto il nostro dottore presente questa sera al posto della nostra mitica dottoressa Cattaneo, il dottor Landoni, il famosissimo dottor Landoni proveniente dall'ospedale di Saronno, che assiste Barbizan. E intanto vediamo il nostro Mario che va ad asciugare il sudore lasciato da Barbizan. Entra allora Corno, giocherà 4, il dottore lo accompagna in panchina, verifica se va tutto bene, è una piccola lussazione alla spalla. Giochiamo con Lollo e con Del Piero per Corno, curato da Bernia che a cui non trova riferimento, poi gioca pick and roll, fallo del numero 6 Weber, quarto fallo se non vado, o terzo o quarto fallo di Weber, penetrazione di Sugar Del Piero, cambio, quarto fallo infatti, rientra il temibile Tengattini rientra e va a sostituire il lunghissimo e larghissimo, oserei dire, Weber. Due tiri liberi per Sugar, il primo è lungo, mannaggia lui, secondo libero per Del Piero, è lungo. Corno riconquista un ottimo rimbalzo, la rigiochiamo, Bosa, Lollo prende il blocco, il pick and roll di Bernia che poi non va dentro, allora Bosa cerca di ubriacare l'avversario, arresto e tiro, molto buono, non riusciamo a conquistare e poi riconquistiamo con extra possesso per la terza volta, con una riconquista di Del Piero. Va Corno in uno contro uno, si appoggia ai due giocatori, fallo del numero 15 Alberton, due tiri liberi per Corno, cambio, entra ancora il numero 7 che ha ben curato Corno, Capaccioli, ed esce Alberton. Il dottore ci dice che è soltanto una botta, niente di che, sembrerebbe niente di strano, solo una botta presa sul contatto. Buono il primo libero di Ale Corno, secondo libero di Corno che è sputato dal ferro. 61 a 51, 6 minuti ancora da giocare per i ragazzi del basket di Rovello. Lollo contro Meneghel, ancora Lollo contro Meneghel, finta al passaggio, è chiuso molto bene e poi Bosa va a rubare dalle mani di Chiari e a volare in contropiede, fuori per Lollo, arresto e tiro di Lollo che ce la mette e ci mette una bombettina da tre che ci porta sul più 13, su un risultato abbastanza tranquillo, riusciamo a correre molto bene contro questi ragazzi. Poi fallo ancora di Luca Bernia che si ferma e non riesce a
che non riesce a muoversi. Andiamo ad asciugare il campo, c'è una bella strisciatona, e salutiamo il nostro Mario che questa sera è protagonista sui nostri teleschermi. Ricambio ancora, riesce il numero 4 Chiari ed entra ancora Weber. Giocano ora con il taglio, Weber fuori per il numero 13 che è molto bravo a girarsi e tirare. Poi però Luca Bernia difende molto bene il ferro e va a prendere un rimbalzone. Boss per Sugar che tiene molto bene il piede fermo, si gira, Lollo Lanzi esce per cercare di ricevere il pallone, blocco e poi pick and pop di Bernia che tira una vaccatona, scivola il pallone dalle mani. Giochiamo allora ancora un bloccone per il playmaker che va e poi sbaglia anche Weber. Luca Bernia schiaffeggia il pallone fuori ed è rimessa dal fondo per altri 24 secondi dalla pallacanestro dell'Adda. Ancora Meneghel contro Lollo. Luca Bernia, fallo sulla penetrazione di Meneghel, ci ha allungato un braccione, due tiri liberi e quindi due punti facili per i ragazzi di coach Zanchi. Cambio nel basket di Rovello, rientra Davide Terraneo, esce Sugar Del Pero, buona la partita dell'uomo mascherato. Abbiamo ancora in panca Cristian Gorni e Mosca Moscatelli, dimenticati, oltre a un Beretta che in allenamento l'ho visto veramente veramente intenso, aiuta tantissimo alla crescita di questa squadra, anche se poi in campo ci va poco, ma gioca tanto in allenamento. Cambio, esce Luca Bernia che ha già 4 falli ed entra Jack Porro che curerà il numero 6. Gioca alto Davidino per Corno, un 4, ancora Corno che parte da molto lontano, blocco e poi Bosa che cerca la penetrazione, realizza Bosa con grande coordinazione del corpo, un ottimo gancio, realizza due punti molto preziosi che ci portano sul 66-53 e abbiamo anche un libero supplementare da tirare con Andrea. Bravo Andrea, ottimo Andrea che va a curare il numero 7 Capaccioli, invece Lollo, Franco Bolla, il numero 12 Meneghel, fuori Weber, ancora Weber che palleggia, Lollo, ancora Lollo, fallo poi di Lollo, ha ragione l'arbitro, 6 secondi, abbiamo regalato altri due tiri liberi al numero 12 Meneghel che ha ottime mani. Vediamo, il primo è buono, secondo libero di Meneghel, 6-7-5-5. Allora Davide che chiama lo schema papero uscirà a ricevere e poi a riconsegnare Nicola Sporro, esce per Corno che va un po' scoordinato a tirare, è andato a tirare con un piede storto, quindi era scoordinato. Giocano Transi allora i ragazzi di Mister Zanchi, poi un brutto passaggio per nessuno da parte di Meneghel e giochiamo tre per il lato sinistro per Boss, blocco di Corno, fuori per Nicolas, andiamo avanti a giocare, facciamo la prova di un gioco, Nicolas che da solo va in arresto e tiro, è andato un po' molle, si è avvicinato troppo poco, aveva ancora mezzo metro per avvicinarsi, fintone, scarico fuori per il numero 8 che non ci punisce, poi Nicolas accarezza il pallone, Lollino, arresto e tiro di Lollino, non va la bomba di Lollo. Andiamo subito
a recuperare la difesa. Scarico buonissimo nel taglio del numero 13 Tengattini. Nicolas se lo lascia un pochino perdere, più due per i ragazzi di Zanchi che si avvicinano a meno 10 con un tiro libero supplementare ancora per il numero 13 Tengattini. Vediamo Manuel che vuole parlare un po' sopra a questo ultimo piccolo break che abbiamo subito. Dobbiamo cominciare a giocare come giocavamo prima, veloci. Ora ultimi 3 e 26 da giocare. Vi raccontavo prima della classifica che vede Cerminate in testa con 6 vittorie ed una sola sconfitta. Al secondo posto la classifica è ancora molto chiusa con Lentate, Cusano, Olginate e Palmilano, Pallacanestro Milano, che sono a 10 punti, Villa Santa, Lesmo e Busnago a 8 punti, Cernusco, Lierna e Socialosa Milano a 6 punti, Rovello e Pallacanestro dell'Adda con sesto e Meda a 4 punti e l'ultima è Vimercate che ha vinto una sola partita in questo inizio di campionato. Tiro libero supplementare allora per il numero 13 Tengattini. Tengattini ha ottime mani e poi invece non realizza il libero supplementare e abbiamo portato bene. Chiama Papero, consegna a Corno, poi ancora per Davide, Corno, Lollo, Lollo che si apre bene, Corno, Corno che va in arresto e tiro, non prende il ciuff questa volta il pallone, prende il ferro laterale e quindi vanno loro in un passo e tiro incredibile da parte del numero 7 Capaccioli. 6-7-5-9 per i ragazzi di Rovello. Dobbiamo svegliarci, ci stanno recuperando ragazzi. Boss ancora nasconde il pallone e poi mette a posto i piedini, arresto e tiro di Boss, molto morbido questa sera. MVP Boss questa sera, è in grande forma. Ancora bloccone, scarico fuori per Tengattini. Tengattini che nasconde il pallone, una bomba fantastica di Tengattini, in grande spolvero anch'esso. I due numeri 13 questa sera possiamo dire che sono i migliori in campo. Davidino ancora per Boss, fallo con le mani, ancora per Boss, apriti Ale, Boss ancora arresto e tiro, non va, però Corno recupera il pallone, no, peccato, non lo appoggia al ferro, va per il ciuffo e il ciuffo non viene, più 7 per loro. Bomba messa da parte del numero 7 Capaccioli e ritorniamo a più 4 per i ragazzi di coach Zanchi. Cambio, entra nella nostra squadra Sugar Del Piero al posto di Lollo Lanzi. Ci stiamo addormentando ragazzi, svegliati. Entra Lollo, Lollo è uscito, Davide riemette per Sugar e ora vola Sugar Del Piero in contropiede, gioca 3, riceve Nicolas per Boss, Boss prende il blocco, poi esce Corno per Davide Terraneo, blocco, si apre, blocco, si apre, Del Piero va in sottomano, stoppato malamente, un fallo che non viene fischiato, loro vanno molto bene e poi passi, infrazione di passi e minuto di sospensione per la squadra di coach Zanchi. 1:22 da giocare, prima di mettere il pallone per terra ha camminato ed è stata infrazione di passi. Forza ragazzi, svegliamoci, ci siamo addormentati sul 69 a 60 a 59, loro ci hanno messo un parziale di 6-0.
va assolutamente concretizzato questo attacco, e poi ci saranno tre possessi ancora da giocare. Vediamo come amministriamo questo gioco, se riusciamo a fare un gioco per corno o un gioco per boss, che questa sera ha brillato veramente con tanta difesa, tanta legna in difesa e anche ottime azioni d'attacco. Rimette ora il basket Rovello la palla, forza ragazzi, rimette la palla, entrano, laterale, rimessa laterale per noi. Loro lasciano in panchina Weber, mettono Tengattini, mettono i piccoli, si libera Lanzi, si libera Davide Terraneo, blocco per Corno che riceve ancora da Davide, blocco per Nicolas, uno contro uno di Davidino Terraneo, e ora giochiamo blu su 71-65. Stiamo attenti alla bomba da tre punti di Tengattini, che si cincischia un po', butta fuori la palla e poi prende ferro corto il numero 7 Capaccioli. E allora Davidino Terraneo che amministra il pallone, va ancora in uno contro uno, scarica favori per Boss che amministra, gestisce, 10 al termine, vuole andare in uno contro uno, Boss gira, si volta, va in sottomano di sinistro, favoloso, favoloso, e poi ancora un altro minuto di sospensione. Il minuto di sospensione di Manuel direi che ha portato i suoi frutti, abbiamo giocato due attacchi oserei dire ottimi. Ulteriore minuto di sospensione per i ragazzi che però non avevano, e quindi vengono richiamate le squadre in campo, non avevano più minuti di sospensione. L'allenatore si incavola particolarmente con l'arbitro, butta la lavagna contro il muro, si arrabbia tantissimo l'allenatore Zanchi della Pallacanestro, e ora sono parole che volano pesanti da parte dell'allenatore della Pallacanestro dell'Adda. Rimessa per i ragazzi di mister Zanchi, riceve subito il pallone numero 12 e va in contropiede e poi fa passi e poi non viene fischiato fallo e va in tap-in il numero 7, fallo su Davide Terraneo da parte del numero 12 Meneghel. Non sono tiri liberi perché gli avversari non hanno ancora raggiunto il bonus. Rimettiamo dal fondo, andiamo a rimettere per Boss che andrà a rimettere per Davide Terraneo o per Corno, addirittura riceve, cerchiamo di subire il fallo, Corno ne dribbla 4, 5, 6, poi fallo del numero 15 e ora andiamo a tirare con Corno, due tiri liberi supplementari sul 73-67. Finalmente segniamo un po' di più, e quando segniamo un pochino di più forse riusciamo anche a portare a casa la partita. Stasera benissimo Boss, bene Corno, bene anche Luca Vernia che si è liberato molto bene sotto nei confronti delle cure di Weber. Poi lungo il primo libero di Corno, forza Ale, Ale, forza Ale, anche Marzio ce lo ricorda, dai Ale, corto, prende Tiziano il libero di Corno. Hanno ancora 20 secondi da giocare, arresto e tiro, partenza, stoppone di Nicolas e poi hanno fatto ponte su Davide Terraneo. Minuto di sospensione ancora per i ragazzi della Pallacanestro dell'Adda. Ultimo minuto di sospensione sul 73-67, 10 secondi soltanto da giocare. Cerco di capire in 10 secondi come fa a recuperare due possessi una pallacanestro dell'Adda. Fatico a capirlo, disegnerà un'azione di 3 secondi per tirare, sarà sicuramente per Meneghel o per Tengattini che sono i migliori tiratori della squadra. Noi cercheremo di difendere abbracciando e francobollando
i tiratori, tentando di non fargli fare un tiro da tre, bensì al limite un tiro, due tiri liberi. Rimessa dal fondo per la pallacanestro dell'Adda, rimetterà il numero 7 Capaccioli, cercheranno di ricevere i tiratori che saranno curati da Bosa. È successo qualcosa, rimessa dal fondo, il commissario di campo dà dei suggerimenti errati all'arbitro, rimessa dal fondo per i ragazzi di Kozanki. Ecco Meneghel che poi Boss riesce a rubare la palla e Davide Terraneo va a segnare. Davide Terraneo vai a segnare, mancano 2-1 e realizziamo il 75-77, finisce bene una partita, vittoria finalmente dopo una sconfitta da parte del basket di Rovello. Amici di Piero da Saronno, ci vediamo la prossima settimana. Eccoci qua con Andrea Bosa, MVP di questa bella partita, raccontacene un po'. Ma diciamo che forse è stata la prima partita dove siamo stati avanti dall'inizio alla fine, quindi sicuramente un buon segnale. C'è da dire che era una sfida, diciamo, da bassa classifica, anche se noi non ce l'aspettavamo, l'abbiamo approcciata subito bene, come del resto l'abbiamo fatto anche altre volte. Abbiamo avuto un piccolo sbandamento nel secondo quarto, qualche problema in attacco che ancora abbiamo, però poi bene, diciamo che la fluidità in attacco sta migliorando. Difesa si può fare molto meglio secondo me, perché anche 67 punti, con tutto il rispetto per Cassano, però potevamo fare molto meglio, abbiamo preso dei canestri, alcuni merito al loro talento, hanno Meneghel e Tengattini, due giocatori veramente buoni, però anche noi diciamo pian piano dobbiamo riuscire a fare sempre meglio, il campionato va sempre più avanti, noi dobbiamo recuperare e quindi fuori coglioni. Certo, abbiamo avuto un ottimo ingresso di Corno, purtroppo abbiamo perso Botti per tutta la stagione, però la squadra veramente sta amalgamando molto molto bene, oserei dire, dalle prime scorribande a queste belle giocate, direi che ci stiamo amalgamando molto bene. Dispiace tantissimo per Botti, perché è un ragazzo super, ci mette una passione che è veramente tantissima. E niente, noi dobbiamo tra virgolette approfittarne di questo, perché magari può essere quella scossa che ci riesce a dare qualcosa in più. Ognuno si deve sentire più responsabilizzato e fino adesso le ultime due partite abbiamo anche attaccato meglio, nonostante un terminale meno in attacco. E niente, torna presto Botti, ci vediamo ora a Lierna per sabato prossimo e poi tra 15 giorni qui in casa con l'ESMO. Ciao boss, alla prossima. Grazie, grazie tante. Ciao. Allora siamo con Stefano Zanchi adesso, secondo anno capo allenatore di questa ottima pallacanestro dell'Adda. Raccontaci la partita, come hai visto prima i tuoi. Noi abbiamo momenti di crisi in cui ci spegniamo, non riusciamo più, ma in difesa è più evidente, in attacco un po' meno, però tendiamo a inventare, in cui ci spegniamo non riusciamo più ad eseguire, non riusciamo più ad andare avanti. Siamo partiti meno 4 inizio del terzo periodo, siamo andati subito meno 10, siamo riusciti ad avvicinarci ancora meno 3, ci siamo fermati ancora, siamo andati meno 14, siamo andati sotto, ci siamo riavvicinati. Siamo troppo discontinui per riuscire ad avere dei buoni risultati. Avete due talenti in campo che secondo me sono veramente di superiori alla categoria della C2, che sono Meneghel e Tengattini. Ho visto un po' troppo stabile il vostro superlungo, che secondo me anche lui ha tanti punti nelle mani, ma probabilmente non riusciva a giocare molto stasera. Sì, diciamo che è vero, abbiamo due talenti, abbiamo un lungo da centroarea importante, non riusciamo a gestirli assieme, non abbiamo ancora trovato un'identità tale per cui riusciamo a trarre vantaggio da tutte e tre le situazioni insieme. Tendiamo ancora o a non riuscire a dare palla dentro, che ovviamente non può arrivarci da solo con la palla, non riusciamo ancora a sfruttare Meneghel per gli spazi che è in grado di crearsi da solo, non riusciamo ancora a sfruttare del tutto Tengattini per i vantaggi che può dare lui. È quello il nostro limite adesso. Raccontami cosa ti è piaciuto dei tuoi avversari, cosa ruberesti al basket Rovello questa sera? La volontà di andare all'imbalzo in attacco, quella è la cosa essenziale, e anche la voglia di giocare, comunque di essere intensi, di
essere in grado di attaccare. Noi tendiamo a giocare ancora troppo statici, troppo a memoria, troppo con sufficienza, e anche a rimbalzo in attacco diamo per scontato il fatto di prendere un tiro libero e segnarlo. Invece non è così e lasciamo andare. È emblematica l'ultima azione, palla recuperata 8 secondi dalla fine, noi fermi, basket Rovello che va a segnare. Bene, ti ringrazio per queste due chiacchiere, ci vediamo al ritorno, arrivederci Stefano, a presto, ciao. Eccoci qua, per chi non lo conoscesse ancora, Marcello Porro, vice allenatore di questa bella pallacanestro Rovello, presentati, dici chi sei, da dove vieni, che cosa fai qua da noi. Allora, mi chiamo Marcello, sono al primo anno in questa esperienza come allenatore, aiuto allenatore. E arrivo da un passato da giocatore, ovviamente, da Cermenate, dopo Cadorago, gli ultimi due anni a Turate, e mi ha allenato Manuel nella pallacanestro Cadorago, e l'anno scorso ho deciso di smettere di giocare per limiti di età e di impegni lavorativi, e niente, Manuel mi ha dato questa possibilità che ho accettato con grandissimo entusiasmo e spero di poter dare il mio contributo in questa annata. Bene, raccontami un po' la partita dei nostri, come l'hai vista, quali sono state le fasi salienti che ci hanno fatto vincere? La partita dei nostri è stata una partita difficile dal punto di vista mentale, perché purtroppo ci siamo infilati in una situazione non semplice, non bella, e quindi si ha un po' l'obbligo di vincere queste partite. Quando si ha l'obbligo di vincere diventano complicate, insomma. Ma direi che siamo partiti bene, abbiamo fatto un buon attacco, abbiamo giocato bene in attacco e abbiamo tenuto bene in difesa. Siamo un po' caduti nel finale sia del secondo quarto che della partita. Abbiamo mollato un po' le redini. Abbiamo mollato un po' sia in difesa, abbiamo fatto un paio di scelte in attacco un po' incomprensibili, però ho visto che comunque anche di voglia e di testa bisognava portarla a casa e ce l'abbiamo fatta, insomma. Bene, ti ringraziamo di queste due chiacchiere, ci vediamo. Grazie tra 15 giorni contro l'Esmo. Alla buonanotte prossima. A tutti. Buonanotte.